Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 13 marzo, ricordiamo San Sabino. Ascoltiamo. Sabino nacque in Egitto, ma sotto la minaccia delle persecuzioni lasciò la sua casa, i genitori, le ricchezze e tutti i suoi beni, al fine di nascondersi assieme ad altri cristiani in un piccolo rifugio al di fuori della città. I pagani, infatti, stavano arrestando i seguaci di Cristo e sebbene cercassero anche Sabino, non riuscivano a trovarlo. Un giorno un mendicante, che era andato in cerca di cibo vicino al luogo in cui si nascondeva il santo, si presentò ai pagani e svelò il luogo del nascondiglio in cambio di 2 monete d'oro. San Sabino venne arrestato sotto il governatore Ario. Soffrì molte torture e infine venne martirizzato e gettato in un fiume nell'anno 303 d.C. Quante persone purtroppo hanno vissuto la storia come quella di questo nostro fratello Sabino, nato in questa piccola città dell'Egitto, una vita serena, una vita normale, tranquilla, ma è cristiano. E ad un certo punto, proprio perché cristiano, è costretto ad abbandonare casa, abbandonare tutte le amicizie, i suoi pochi averi per dover fuggire perché i cristiani erano perseguitati. Allora oggi vogliamo veramente invocare la protezione di questo santo su tutte le persone che, ahimè, sono costrette per motivi religiosi ma anche non religiosi a dover scappare e dover lasciare le proprie abitazioni. È una prova veramente molto molto dolorosa e noi non ci rendiamo conto di quanto sia dolorosa. Allora la preghiera sia anche un po' questa, quella che ci vengano aperti gli occhi su queste realtà tristi del mondo dove sembra che noi non possiamo intervenire. Come fare per aiutare? Ecco, ci guidi lo Spirito Santo e l'intercessione di San Sabino. Noi lo preghiamo. San Sabino, prega per noi.